mangia, dormi, muori. E del film ci dirà alcune parole Anton Giulio Mancini. Si sente, sì, non mi viene in mente nulla per presentarvi questo film, non ci ho pensato, però c'è una cosa che desidero, insomma, un segreto che credo di potervi rivelare, che possa servirvi anche come orientamento alla visione del film. Questo film è stato il primo che abbiamo selezionato, credo che si possa dire, il primo in assoluto. Quindi credo che immaginerete quanto ci interessi. Ci porterà comunque dentro una questione fondamentale nell'universo del lavoro che non c'è mai così da vicino. Buona visione per quanto mi riguarda. Posso salutare la delegazione del film presente in sala, a cominciare dall'assistente alla produzione, Christian Ling. Il direttore della fotografia Johan Lundborg, il co-produttore Ralf Iverson, il produttore esecutivo Martin Persson, la produttrice Kina Hollander. Interpreti Ruzica Pickler, Milan Dragisic, e la straordinaria esordiente Nermina Lukács. Per finire, la sceneggiatrice e regista Gabriella Pickler. Well, I think that is a very typical phenomenon in every country. You always blame those coming last because you think they are stealing from you. And that's a typical phenomenon. I mean, even for ex-Yugoslavians, in that group there are such tendencies. I mean, those who came in the 60s, 70s to Sweden to work, as working labor, and then the group that came in the 90s because of the war. Even there is like people from the 60s, 70s blaming those who came in the 90s. So I think this kind of racism, or how do you call it, prejudice, or blaming people that, I don't know, I think that it's not that easy that it's black or white or anything. It's much more complicated, and people who live their lives and the lives become worse because of their getting kicked out of job or anything, they don't know who to blame. They don't know where the power sits. They don't see who decided that. So they're blaming the first person on the street that doesn't look like you. And I think that's very typical for this new rights wing parties, populistic parties that are around Europe today.